parla con lui. احنا مشكلتنا كانوا مع باريس باريس شده 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 وتصور به من لون من البطو من الجربه دجر بقرقان زرزيس بطو حاكم يطلع في العباد كرتوش يخير استنى اساس شكون يطلع في العباد مش حاكم يشبح فيهم ما قدرش يعمل لهم شيء بس كل هربة حاكم ولا جيش لا جيش لا حاكم بالنسبه لنا احنا لا ثم جيش لا حاكم هاربين منه اما الحاكم مش لاهي بينا لاهي يدافع تدبت تشوسون لو سيراتو كي ستانو فاتشان دو ديار دي كوزا اي لورو سونو سكاباتي دي كويستا بايزي دونتو تشي لا غويرا عندنا مشاكل في تونس عندنا دي بروبليم ديال تونيزيا عندنا مشاكل ياسر صارت ضرب انا ابو فاميلتي قتلوه حاكم لي انا معاش قد لازمني نروح للبلاد لويا الوحيد اللي يمشي كذا كان قدام ابويا لويا بيرسو suo cugino che lavora come un poliziotto, allora lui non ha lui vuole andare, viene qui per aiutare la sua famiglia, va per suo fratello che è in Francia. Lui ha detto che ha avuto tanti problemi con il poliziotto perché in Tunisia il poliziotto sono dei bastardi che prendono sempre i soldi di altri. بالنسبة لي أنا زيز ملايين 1000 euro أبقيت 1000 euro وطوى متعذب 1000 euro يا adesso sta soffrendo perché ha pagato un altro 1000 euro أنا في إيطاليا هذه يعني أي طريقة بيمشي عليها لوي va fare tanti cose per arrivare ممكن انتين خليه يترجم لا لا مسيش مسيش ha detto che l'ultima esperienza è quella 50 euro per arrivare in Francia. Sì, certo. Hanno detto che non voglio di arrivare in Italia, però come ho una strada che è stretta, allora dobbiamo arrivare in Italia. Sono obbligato di venire qua. Sì, ci sono buoni. Era i soldi della sua famiglia che l'hanno mandato a qualcuno che permette di passare la famiglia. E arriva da... mi ha detto che arriva da una famiglia poverina che non hanno soldi, non hanno niente, stanno... Monton. Stanno facendo il biglietto per... stanno facendo il biglietto per Nice. Sì. Abbono per Monton. Ben timbrate e a posto, però lo fanno mandare indietro qui. E adesso volevano fare un altro biglietto. E hanno chiesto no, un buon attraverso la frontiera. Sì, l'ha detto che ti faccio attraversare con 700 euro. Io devo lasciare porta in macchina. Sì, lo porta da qua fino in Francia, da fare 15-20 km, 700 euro. Ogni treno arriva con 6-7 poliziotto e quello che fa l'autista, quando arriva a Montblanc, e chiudi la porta e parla con il poliziotto. Non lo so se il controllore, quello che fa il lavoro del biglietto, guarda che ci sono di faccia stranieri che arrivano, allora chiamano la polizia. Io cosdrulco, sono persone tabta fiqh bit ma'arab. Assamina, assamina, o laqabna, fi warqa kitabnalhom l'ism o laqab o tarikh, madinahalhom. Si vuole parlare con lui, posso fermarlo? Quante volte ha provato a passare? قداش من مرة حاولت أعطي أكثر تو بالنسبة لي أول مرة حاولت تعبت فيها ياسر قداش من مرة؟ ثلاث مرات Tre volte, tutte le volte l'hanno rispedito indietro. Sì. Infatti, però c'è qualcuno che se li paghi ti fa passare tranquillo. خليك فماش كنت تخلص ونجم يعديك طول. فما ما عندناش كان عندي فلوس ماذا بيا كل جبتي كي سون لي كل كنو نو انو سولدي tentano tutte le volte col treno, sì. Ci provano, sì. Tentano ma così con la macchina, se tu paghi vai con la macchina.
loro volevano 200 euro e 500 euro per Parigi centrale. 1000 euro per Parigi centrale col biglietto del treno. No, con la macchina, possono stare in macchina. In macchina possono stare 4 persone. Solo 4 persone. E meno, ci sono meno controlli se vai con la macchina. Sì, certo. Macchina. Io rischio da شادين. اسمعني عايز تو حاجه يشوفوها نمشوا نشوفوا الاولاد ثلاثه من الناس ولا اربعه ويشوفوا كيفاش تعبين ويشوفون كيفاش يلهثوا بالمسافه تكلمهم بالتليفون باش نعرفهم فين ما عندي حتى واحد شكون عندكم باش نمرواتهم شوف 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 سيمي هكا عنده نمرو شوف كان فما حاجه ما عندنا حتى نمرهم في الطريق اللي هذا اللي جينا منه شي سونو دي جينتي كي ستانو ريفاندو دي delle strade del montagna adesso no, stanno arrivando adesso no, lo hanno mandato via allora da 3 km di qua ci sono sì da piedi da 3 km e poi hai fatto piedi quando ma praticamente li fermano no la polizia italiana li lascia passare per evitare di c'è donna la polizia lei lo sai bufico lo lasciano qui per non avere problemi sì le francesi che vogliamo andare ici sì vale la polizia italiana no la polizia italiana certo la polizia che fa il trano e visitare خليك انت تجي تقول لنا خلي نقعد واحنا نصبروا هنا حتى ترد لنا اللوكي ونمشوا عينا مشي جاي مشي جاي قالت كي دوبيم افير داكورد دي انداري في بيتي سيامو كوي سيامو اوكي كريمو كونفوزيون انت كيك هذا نستناك ما نطلعوش ربنا يسيو يعني شنو شنو جوغ كي فانو 15 كيلومتر ا بيدي وزير واحد انا نشوفوني خويا غير ان شاء الله لاباس e stanno facendo una corsa di 15 km a piedi e qui ci sono di altri ci sono non cazzo che calcio la no festeggio secondo sistema tieni vuoi in tanti la chance bel via treno bel tram il treno di che sistema tieni e la terza qua di pagando la macchina no la prima di pagare una macchina la seconda in treno la terza di pagare qualcuno di qua e cammina con lui perché sa molto bene il frontiere così ma il sistema fin in che tu fa flusso il واحد يعرف يدير بقاضي وكي يهزك يوصلك بالضبط بعدك على مونطون سي نورمال ساعدني خير دور احكي على السيستم تاع الكرهبة كيفاش قداش تدفع وكل شيء فما كل واحد 200 واحد 500 ci sono tanti gente che chiedono soldi per fare il passaggio con la macchina uno 200 uno 500 così siamo parlando da Nizza يساعد خير من حتى المترو e credo che questo il maniera è più efficace che andiamo con la macchina perché non c'è rischio in queste cose perché arriviamo sicuri sicurissimo dove possiamo trovare queste macchine le crab un viaggio per qua chiudiamo anche lo sportellino ma sono sicuro di fare un'inquadratura recente e volevo anche essere un attimo antisgamo اش من برديله اذا حكيت كل سنه تو ما ما يكلموا فيها من فرنسا خلوا ما تعديوا كنا في المركز تاع الشغل هنا في القاع
cosa fanno? Non partono, sono lì. Hanno fatto il biglietto dopo il poliziotto italiano, mi hanno detto che non potevo partire adesso. Non potevo andare anche. Non lo so perché. Ok, i biglietti ci sono, però non si può partire. Non è il micro biglietto lì. Scusi, ti ha detto che ci sono tanti poliziotti italiani. Vedere, sì, italiani. Non capisco. Cioè non li fanno neanche partire. Quindi questi che cazzo fanno? Guarda in carrelletta. Si devono rompere le scatole tutta la mattina perché la polizia francese vi prende se non avete i documenti e vi riporta qua. C'è la polizia e francese. Tutti i giorni e tutta la mattina facciamo avanti e indietro. Siamo stati alla polizia. Ah, ma te sei quello? Sì, il mio compagno. Ah, non so, quello. Allora, tutte le volte ci fanno avanti e indietro, se di là li bloccano, che sono i Serez, sono lì. E il problema è se li fai salire, poi ne salgono 30, diventa un macello anche per l'ufficio dei colleghi che ce l'hanno a tappo. Certo che passare qua, vedi come sono vestiti che si ricontattano uno a uno, prendono prima uno, poi vanno a parlare con l'altro, poi vai così e ve ne accorgete così. Adesso già qualcheduno l'hanno eliminato perché una quindicina mi sembra che l'hanno arrestato. E se ne approfittano, gli chiedono i soldi, ma ci resta un'organizzazione, penso che lo sanno anche loro quando arrivano qua. Ce l'hanno spiegato. Perché secondo me pagano già all'inizio e qua loro soldi non gliene danno. Già pagano con money transfer e quindi cosa ci mettono tutti questi ragazzi che comunque non è che lo arresto perché gli parla a uno, l'altro mi dice sono i miei paesani, gli parlo, però arrivano da Nizza, arrivano da qua, dall'Italia e tutti i treni poi non sono brava gente, diciamo, hanno un passaggio di treno in fa la staffetta, gli dicono diranno ci sono controlli, comunque salite sul treno, poi passano di lì e vanno e fanno così. Possiamo però i passeri non sono gente, non è gente, c'hanno tutti i precedenti perché è gente normale, che non è che c'è un lavoro, quindi delinque sia di là che di qua, comunque ragazzi giovani sono. Francesi, italiani e poi si bisticciano perché uno magari vuole passare davanti all'altro, arriva dalla Francia, l'altro perché li prende in macchina, perché in macchina li fanno pagare. Sì, arrivano da 200, 300, questa cosa allora i gente che sono rimaniti qui sono senza soldi, solo il biglietto. Allora sì, lì non fai andare in gente con il biglietto, allora le consigli di non farle. Il biglietto prima o poi durante la giornata, adesso bloccano questi treni perché fra un'ora chiamano poi i colleghi dalla notte, così, ma non è che tutti i treni li bloccano, è possibile. Perché pensa, te ragiona un attimo, che se bloccassimo tutto il flusso che c'è, ci troviamo alla stazione con 1000 persone. Qua non è più. Se volete spiegare, dite di spiegare anche che non devono accanirsi quando li mandiamo indietro, cioè li mandano indietro per un treno, perché aspettano con calma e fra un po' finiscono e vanno, poi i treni ce n'è da prendere. No, gli dico che se si accaniscono, quando gli dicono i colleghi di scendere, scendono, perché poi dopo tanto un treno lo prendono, perché fino da qua alle 7 poi i colleghi non è che stanno qua due ore bloccano questi treni per non avere poi la poi di fare i furbi di salire anche un po' sono 50 in uno quando arriva lì a Mentone i colleghi fanno così e dicono beh, blocchiamo il treno e poi scendono.